Nella scorsa lezione avevamo cominciato a vedere come funziona il metodo scientifico, come funziona l'approccio scientifico ai problemi. Dopo questa breve introduzione, vorrei discutere in questa lezione e nella prossima alcuni dei fondamenti epistemologici della scienza, prendendo in considerazione in particolare il pensiero di due autorevolissimi filosofi che hanno segnato la filosofia del Novecento per quel che riguarda la scienza. Prima di passare ad esaminare il pensiero di questi epistemologi, vorrei proporti una domanda, e cioè quanto ci fidiamo della scienza? In particolare, tu quanto ti fidi della scienza? Quanto sono affidabili, certe, le affermazioni della scienza? Non è una domanda retorica, richiede una risposta. Io penso che comunque la scienza sia affidabile nel momento in cui gli esperimenti vengono svolti in determinate condizioni, con determinati controlli, però comunque ci sono state anche numerosissime prove anche in passato che magari un esperimento che aveva aperto le porte verso un determinato pensiero poi è stato smentito da altri esperimenti che hanno detto cose magari diverse. Quindi secondo me la scienza non è una cosa di cui viene data un'affermazione e quindi dato che è un'affermazione scientifica ci si può fidare di quell'affermazione. Bisogna sempre comunque fare delle ricerche per approfondire e per verificare effettivamente se quello che è stato detto è giusto. Mm-hmm. Benissimo. In linea di massima sono d'accordo con te, con una precisazione che in linea di principio, almeno lo vedremo in dettaglio questo aspetto, in linea di principio un esperimento ben condotto, affidabile, non è soggetto a revisione. Può essere soggetto a replicazione, a verifica del risultato sperimentale, sì, ma assumendo che l'esperimento sia effettivamente valido, le sue conclusioni rimangono, cioè sarà sempre vero che riproducendo le specifiche condizioni in cui quell'esperimento è stato condotto otterremo i medesimi risultati. Questo in linea di principio, poi naturalmente ci sono molti aspetti pratici della conduzione dell'esperimento che possono portare ad errori. Quello che in realtà può variare nel tempo sono le deduzioni, le conclusioni che traiamo dagli esperimenti, perché quindi sono frutto di interpretazione e quindi sono opinabili. Ma appunto su questo torneremo successivamente. Cominciamo quindi a parlare di Popper, partendo da qualche secolo indietro e particolarmente da uno dei punti di riferimento che Popper utilizza per condurre il suo ragionamento. Popper parte dall'induttivismo che originava dal pensiero di Francis Bacon, da noi spesso chiamato Francesco Bacone, nel XVII secolo. L'induttivismo predicava la legge scientifica come risultato di un grande numero di osservazioni. Che cosa significa questo? Bacon supponeva, anzi prescriveva, che lo scienziato partisse da una tabula rasa, come diceva lui, cioè da una assenza di preconcetti sul fenomeno che stava osservando, e poi raccogliesse su questa tabula, intesa proprio nel senso di tabella, le sue osservazioni, i risultati delle sue osservazioni, e che quindi conducesse un gran numero di osservazioni sul fenomeno in esame e tabulasse sistematicamente i risultati.
al termine di questa grande operazione di sistematizzazione, ecco, qui già troviamo un primo concetto di cui abbiamo parlato nella precedente lezione, cioè le osservazioni sistematiche. Quindi al termine di questo processo di sistematizzazione, la legge sarebbe scaturita quasi spontaneamente dalla tabella, aiutata naturalmente dall'intelligenza dello scienziato, e sarebbe divenuta una legge scientifica. Che cosa pensi di questo punto di vista? La scienza funziona così o può funzionare così? In effetti è chiaro che gli scienziati compilano tabelle molto spesso, in qualche modo sistematizzano e mettono in forma sinottica per quanto possibile i risultati del loro esperimento. Secondo me non, nella maggior parte dei casi perlomeno si può partire da osservazioni, ma si deve comunque compiere qualcosa per arrivare ad una conclusione. Sì, certo, cioè la conclusione, la legge, la teoria scientifica non scaturiscono poi così spontaneamente dall'osservazione dei dati. Ed è anche vero che Bacon assumeva che una legge così prodotta fosse poi definitiva, fosse una legge, una verità assoluta e universale. Va detto però d'altra parte che in effetti Bacon non aveva delle idee così peregrine, nel senso che ciò che lui descrive è il modo in cui funziona la nostra mente. Noi troviamo delle leggi osservando delle regolarità. Per osservare le regolarità dobbiamo avere un certo numero di dati a disposizione e osservare che, per esempio, in presenza di A occorre sempre B. In questo modo la nostra mente nota la regolarità e formula, se non una legge, almeno un'ipotesi sulla base della quale conduce ulteriore sperimentazione per verificare la validità dell'ipotesi e così via. Quindi in nuce c'era qualcosa nell'induttivismo. Induttivismo che peraltro opera buon gioco nel confutare e vedremo come. L'altro punto di partenza che Popper utilizza è il verificazionismo di Comte. Comte invece è un pensatore francese del XIX secolo che fonda il positivismo e i suoi epigoni, in realtà non lui in persona particolarmente, si pongono il problema della trovare un metodo attraverso il quale una legge scientifica possa essere verificata nel senso più stretto del termine, cioè dimostrata vera. Il verificazionismo quindi si propone di trovare una metodologia, una regola, un algoritmo il quale possa certificare la validità di una teoria scientifica. Questo era l'obiettivo che il verificazionismo si proponeva, obiettivo che però non è stato raggiunto. E non è stato raggiunto per buoni motivi, e Popper ci spiega perché. Ora, chi era Popper? Karl Popper, che ha vissuto per gran parte del XX secolo, attraversato il XX secolo, era austriaco di nascita, ha lavorato però molto in Inghilterra, e elaborò una sua visione originale della teoria scientifica, che prese il nome di falsificazionismo, vedremo poi perché ha questo specifico nome. Non so se tu hai mai sentito parlare di Karl Popper in questo, diciamo, in questo ambito. No. Bene, Karl Popper parte da una refutazione dell'induttivismo. Fa un ragionamento che elabora in varie forme, ma che fondamentalmente può essere ricondotto sempre al primo esempio che fornisce, a partire da un esempio a sua volta utilizzato da Aristotele.
per altri motivi, ma nella logica di Aristotele si trova un esempio simile a quello che Popper utilizza. Secondo l'induttivismo, noi possiamo ad esempio osservare dei cigni. Il primo cigno che osserviamo risulta essere bianco. Ne osserviamo poi un altro e anche questo è bianco. Ne osserviamo altri e tutti confermano la prima osservazione. Tutti i cigni osservati sono bianchi. Dato un numero sufficientemente grande di osservazioni, dice l'induttivismo, possiamo desumere la legge: tutti i cigni sono bianchi. Ti convince questa affermazione di tipo induttivistico? No, perché? Perché non pensavo che esistano anche i cigni non bianchi. D'accordo, ma in linea di principio, astraendoci dai cigni, che sono un esempio come qualunque altro. A livello del proprio linea di pensiero, la linea di pensiero dell'induttivismo, comunque posso capire perché loro hanno ipotizzato, hanno fatto queste osservazioni, però comunque forse hanno usato come campione un numero troppo basso di cigni. Beh, possiamo immaginare che questo numero sia tanto grande quanto ritiene opportuno. Su cui c'è uno spazio limitato nella diapositiva. Immagina che invece di essere 11 siano 11.000 o 11 milioni, se preferisci. Qual è il numero a cui possiamo fermarci? Dopo aver visto n cigni, possiamo finalmente concludere che tutti i cigni sono bianchi, avendo effettivamente visti tutti bianchi, è chiaro. Tu di quale numero ti sentiresti, da quale numero ti sentiresti soddisfatta? Non so, magari un centinaio. Un centinaio di cigni. Bene. In realtà, dice Popper, nessun numero ci consente di formulare una teoria in maniera assoluta, in maniera irrefutabile. Perché qualunque sia il numero di cigni bianchi abbiamo osservato, è sempre possibile che prima o poi osserviamo un cigno nero e che questo faccia crollare la teoria, per quanto questa fosse fondata su un numero grandissimo di osservazioni. Quindi in pratica, dice Popper, non possiamo empiricamente dimostrare vera una volta e per sempre la teoria. La teoria può ben essere formulata e può essere anche vigente in assenza di osservazioni contrarie, ma non può essere considerata irrefutabilmente vera, perché, ripeto, è sempre possibile fare un'osservazione contraria alla teoria, e una singola osservazione contraria alla teoria, sempre secondo Popper, invalida l'intera teoria, anzi falsifica l'intera teoria, per usare il termine di Popper. Per inciso, i cigni neri esistono, ma Aristotele non li poteva conoscere perché siamo in Australia. Allora, questo pone la domanda: in che rapporto sono la teoria e la realtà? La realtà è rappresentata qui in modo tratteggiato, perché cosa sia la realtà dipende dalle tue assunzioni metafisiche. Tu puoi pensare o puoi non pensare che esista una realtà oggettiva al di fuori della nostra mente. Comunque la pensi, il problema è se la teoria rappresenta efficacemente, compiutamente, perfettamente la realtà. In linea di principio, se una teoria rappresenta perfettamente la realtà, non potrà esistere nessuna osservazione contraria alla teoria. Ma il problema è che Popper ci ha dimostrato prima che non possiamo dimostrare che la teoria è perfettamente aderente alla realtà, perché questo richiederebbe un numero infinito di osservazioni, ovvero compiere ogni possibile
osservazione per poi concludere che la teoria effettivamente è perfetta. Poiché le osservazioni possibili sono di solito infinite, questo non è fattibile. Naturalmente noi potremmo anche rivedere la teoria, per esempio nel caso dei cigni, invece di affermare che tutti i cigni sono bianchi, potremmo dire la grande maggioranza dei cigni è bianca, ma anche questo non escluderebbe la possibilità di trovare da qualche parte nel mondo una grande colonia di cigni neri, che a quel punto invaliderebbe anche questa seconda forma della teoria. E se poi dicessimo che va bene, allora i cigni sono in parte bianchi e in parte neri, da qualche parte potremmo trovare un cigno rosso e così via. Insomma, non potremmo mai raggiungere una teoria di cui abbiamo la certezza della validità assoluta, ovvero, come rappresenta questo schema, appunto una perfetta rispondenza della teoria alla realtà, una perfetta descrizione e spiegazione che la teoria dà della realtà. Quindi, dice Popper, non c'è modo di verificare una teoria, cioè dimostrare che è vera in senso assoluto, perché non esiste un criterio di verità. Nel logico non si dà un criterio logico. Qual è il criterio logico in base al quale tu puoi stabilire che una teoria è assolutamente vera, o, se preferisci, assolutamente rispondente alla realtà? Non c'è. Né empirico. Empirico si riferisce proprio al discorso sulle osservazioni. Le osservazioni sono l'aspetto empirico della verifica di una teoria, prima della formulazione e poi della verifica. Ma non è possibile compiere tutte le osservazioni immaginabili e quindi non possiamo essere certi che nessuna osservazione contrasti con la teoria. Ergo, la teoria non può essere definitivamente stabilita, considerata vera. Quindi, appunto, le teorie scientifiche non possono essere dimostrate. Il che è un pochino destabilizzante come affermazione, no? Cioè stiamo dicendo che la scienza può formulare anche teorie molto sofisticate e molto soddisfacenti sul piano della giustificazione delle osservazioni effettuate e della spiegazione della realtà, e ciò nonostante rimarremo sempre nell'incertezza sulla validità di questa teoria. Popper però modifica il punto di vista e dice: sì, le teorie scientifiche non possono essere dimostrate, ma possono essere falsificate, cioè dimostrate false. Ora, questo a prima vista è di poca consolazione, insomma. In realtà ci dice qualcosa di importante, e cioè ci dice innanzitutto qual è un criterio per giudicare scientifica una teoria. Non tutto lo scibile umano ricade sotto l'egida della scienza. Per esempio, qualcuno potrebbe anche essere in disaccordo con me, ma io affermo qui, a titolo di scopo di discussione, che la storia non è una scienza. È chiaramente una forma di conoscenza umana, è chiaramente una disciplina assolutamente rispettabile e importante, ma non è una scienza. Non è una scienza, è una mia opinione, condivisa da molti, ma non da tutti. Perché? Perché manca dei due presupposti fondamentali di ciò che può ricadere sotto il metodo scientifico. Nella storia noi non possiamo effettuare osservazioni sistematiche, perché i fatti storici sono ogni volta diversi tra loro. Certo, possiamo immaginare, e ne esistono naturalmente dei metodi storiografici per analizzare sistematicamente la storia, e tuttavia le osservazioni devono, gioco forza, ricadere su eventi ogni volta diversi. Tantomeno naturalmente possiamo sperimentare con la storia, non possiamo eliminare o sostituire un capo di Stato, un generale o una nazione e vedere che cosa succede. Quindi in realtà non possiamo applicare il metodo scientifico, così come lo avevamo delineato nella lezione precedente, alla storia. Ergo,
una teoria storica non è falsificabile. Mi correggo, una teoria storica è falsificabile, ma non è scientifica perché non basata su osservazioni scientifiche. Mi spiego in che senso è falsificabile. Per essere falsificabile, una teoria deve fare delle predizioni, le quali, se verificate, sostengono la teoria, non in senso assoluto, ma non fanno cadere la teoria. Se invece non vengono verificate, dice sempre Popper, la teoria cade immediatamente, perché c'è stata un'osservazione di un fatto contrastante con la teoria. Allora io potrei, ad esempio, nella storia dire a ogni guerra segue una carestia. Osservo poi che in una particolare guerra invece questo non avviene, quindi la legge cade. In questo senso la teoria è falsificabile. Ci sono teorie che non sono falsificabili neppure in linea di principio. Per esempio, se io dico tutti gli esseri viventi sono tali perché all'interno recano un'animella che conferisce loro le caratteristiche della vita, però dico questa animella non è percepibile alla vista, all'udito, all'olfatto, al tatto, non è visibile con strumenti, non è rilevabile in alcun modo, io sto facendo un'affermazione, è una teoria animistica, sto facendo un'affermazione che è rispettabile, sì, ma non è una teoria scientifica perché non è falsificabile. Non esiste un esperimento che, non esiste una predizione che questa teoria possa fare che io possa verificare o meno con un esperimento. La teoria potrebbe bensì dire se io estraggo l'anima da un essere vivente, quell'essere muore. Ma questo esperimento non lo posso fare, quindi non posso falsificare la teoria. Bene, allora esaminiamo che cosa dice il falsificazionismo sul modo in cui le teorie vengono costituite. Una teoria, che qui è rappresentata da un segmento, una freccia, una direzione, serve a spiegare i fatti noti, le osservazioni effettuate, rappresentate da queste crocette. La teoria quindi dà ragione di tutti questi fatti e li incorpora in una visione, in una interpretazione dei fatti stessi. Ricorderai che nella scorsa lezione abbiamo definito il termine teoria, abbiamo detto che è un punto di arrivo di una serie di osservazioni che dà un'interpretazione non banale della realtà. Vedremo poi qualche esempio di teorie scientifiche. Per il momento rimaniamo a una concettualizzazione astratta. Una teoria deve spiegare tutti i fatti osservati. Potrà accadere, prima o poi, che compiamo un'osservazione che non è riconducibile alla teoria. Questo, secondo Popper, determina un'immediata caduta della teoria e la necessità di sostituirla con una nuova teoria. Una nuova teoria, sempre rappresentata da un segmento, che spieghi, che incorpori anche il fatto nuovo osservato, il quale da non spiegato diventa spiegato dalla nuova teoria. Potrà accadere che anche la nuova teoria, a un certo punto, dopo aver compiuto magari delle osservazioni che rientrano, che concordano con la teoria, incontri un nuovo fatto che di nuovo falsifica la teoria. E anche in questo caso saremo costretti a elaborare una nuova teoria che incorpori il nuovo fatto e così via. Quindi le teorie possono succedersi in una successione teoricamente infinita o indefinita. Quindi riassumendo, Popper dice che le teorie scientifiche, per essere tali, devono essere falsificabili.
Che cosa vuol dire che sono falsificabili? Vuol dire che devono fare predizioni verificabili. Ecco, un altro esempio di teoria non scientifica sono le teorie che vanno in modo, in qualche modo dispregiativo, sotto il nome di teorie dei complottisti, no? Quella in cui si dice questo fatto è accaduto non per le ragioni che tutti pensano, ma perché c'è una subdola manovra al di sotto che lo spiega. Se si obietta, ma veramente esistono queste osservazioni che contrastano con questa teoria, di solito l'obiezione, la controobiezione che viene proposta è: ma sì, ma questi fatti sono stati messi apposta per depistare. E in pratica tu non puoi compiere alcuna osservazione che contrasti con la teoria, perché tutto viene spiegato dicendo che quello è un fatto messo ad arte per appunto confondere le idee. C'è un esempio più calzante, diciamo, in ambito biologico, qualcosa del genere, che è il creazionismo. Il creazionismo è la teoria secondo la quale tutti gli esseri viventi sono stati creati così come li vediamo oggi. È una teoria che si oppone radicalmente all'evoluzionismo, che dice che ovviamente gli esseri viventi si sono trasformati nel tempo, e che appunto postula una creazione istantanea degli esseri viventi e una loro immutabilità nel tempo. Ora, sembra facile obiettare al creazionismo che ci sono, per esempio, innumerevoli osservazioni di fossili che dimostrano che c'è stata un'evoluzione, che ci sono esperimenti di laboratorio, che ci sono osservazioni di carattere naturalistico e di carattere sperimentale. Tutto questo non scalfisce i creazionisti, i quali invariabilmente rispondono che quelle sono delle prove cui Dio ci sottopone per verificare la nostra fede. In realtà sono delle false prove cui noi non dobbiamo credere. Chiaramente una teoria di questo genere può anche essere rispettabile, ma non è scientifica, perché non falsificabile, almeno secondo l'opinione di Popper, che è un'opinione molto onorevole, perché di fatto Popper, insieme a Kuhn, l'altro grande epistemologo di cui parleremo, hanno dato forma al pensiero corrente in campo epistemologico. Da tutto ciò che abbiamo detto finora scaturisce che tutta la conoscenza umana rimane fallibile e congetturale, il che di nuovo è deprimente, o può sembrare così, ma ormai nel XXI secolo dovremmo esserci abituati al fatto che la perfezione non esiste nel mondo. E quindi sappiamo che anche la scienza, che pure consideriamo come altamente affidabile, può e di fatto può fallire, di fatto fallisce anche frequentemente. Tuttavia è forse la forma, anzi senza il forse, la forma di conoscenza più perfetta che abbiamo a disposizione. Nella sua imperfezione, ciò che dice la scienza è il meglio che possiamo conoscere dell'universo che ci circonda. Dice ancora Popper, perché, a corroborare questa affermazione, se anche formulassimo una teoria scientifica perfettamente aderente alla realtà, quindi una teoria perfetta, una teoria definitiva, proprio in quanto spiega in maniera perfetta la realtà, non potremmo saperlo. È possibile perfino che abbiamo delle teorie attualmente che spiegano perfettamente la realtà, che non saranno mai confutate da alcuna osservazione, ma noi non possiamo e non potremo saperlo, perché l'unica verifica logicamente accettabile sarebbe effettuare tutte le osservazioni e tutti gli esperimenti concepiti, il che è evidentemente impossibile. Quindi Popper non esclude in linea di principio che una teoria perfetta possa essere formulata, dice solo non possiamo saperlo. Ma allora si pone un'altra domanda: se questo è vero,
Allora, ogni teoria può essere confutata domani, può essere sostituita da un'altra teoria. Com'è che abbiamo l'impressione però che la nostra conoscenza aumenti, che il cammino scientifico si muova in una direzione di sempre maggiore capacità di spiegare la realtà, maggiore conoscenza della realtà, migliori interpretazioni della realtà? È un'impressione, un nostro punto di vista falso, un'illusione che abbiamo, o c'è del vero? Popper risponde in questo modo, dice che in effetti per le teorie scientifiche vale un discorso di tipo evoluzionistico. Ogni teoria che succede alla precedente deve, per il discorso che abbiamo fatto prima, spiegare un numero di fatti superiore alla precedente, non solo in termini numerici ma anche qualitativi, cioè deve spiegare delle osservazioni nuove che prima non esistevano. Nel fare ciò, nel succedersi le teorie, spiegano un numero sempre più grande e di solito e spesso anche una diversità di osservazioni sempre più grande, che fanno sì che le teorie subiscono un processo di selezione. Ogni teoria successiva è selezionata per essere migliore della precedente e quindi, in linea di massima, le teorie che si succedono sono sempre più vicine alla realtà. Possiamo immaginare che si avvicinino asintoticamente alla realtà, senza mai essere certi che vi giungano. Quindi le teorie evolvono verso una sempre maggior perfezione, verso una sempre maggior aderenza alla realtà. Ora, vorrei provare a applicare tutto questo, che è una dissertazione teorica, tipo filosofico, e molto astratta, provare ad applicarla a un caso concreto. Il caso concreto è questo. L'affermazione: i cardiomiociti adulti sono terminalmente differenziati, ovvero post-mitotici. Concordi con questa affermazione? Sì. È quello che a tutt'oggi vi viene consegnato, probabilmente si trova ancora sui libri di testo. In realtà non è così, le cose non stanno così. Perché già molti anni fa, qui siamo nel 1998, questo ricercatore Piero Anversa, americano anche di origine, ha osservato che effettivamente esiste una possibilità, sia pure limitata, per i miocardiociti di proliferare. Ha osservato, per esempio, ecco, si vede dal titolo di questo articolo, che negli stadi terminali dell'insufficienza cardiaca, la situazione patologica, si osserva proliferazione dei cardiomiociti. Questa è la piccola parte dell'evidenza che lui propone. Queste microfotografie si vedono i colori. Il rosso rappresenta la troponina T, sono immunofluorescenze. La troponina T, che è un marcatore unicamente espresso dai cardiomiociti, quindi ciò che è rosso viene inequivocabilmente riconosciuto come cardiomiocita, e si vede che alcune di queste cellule rosse hanno i nuclei in atteggiamento mitotico, quindi chiaramente stanno andando incontro a una disintegrazione. Successivamente poi Anversa ed altri dopo di lui riconosceranno che anche nei cuori umani normali, cioè non patologici, questo avviene, sia pure in misura molto più ridotta, ma in ogni caso, ecco, viene falsificata la teoria secondo la quale i cardiomiociti sono post-mitotici, perché una serie di osservazioni, peraltro non unica, una serie ormai molto estesa, ha dimostrato che possono dividersi. Osservazioni prima, ecco, questi sono semplicemente preparati istologici di cuori malati, ma poi successivamente sono stati fatti degli esperimenti animali e l'uomo, dove possibile, ed è stato inequivocabilmente dimostrato che in effetti i cuori, i cardiomiociti hanno la possibilità di dividersi.
Quindi, di nuovo, tutta la conoscenza umana rimane fallibile, congetturale. Abbiamo creduto che i gallinaceti fossero osmitotici per decenni. A un certo punto delle osservazioni hanno fatto crollare questa teoria e l'hanno sostituita con una nuova teoria che dice che i cardiomiociti hanno una capacità proliferativa limitata ma reale, misurabile, e che in qualche misura contribuisce alla sostituzione dei cardiomiociti con nuove cellule. Ma quando, molto spesso, a questo punto del corso, quando propongo questa conclusione finale, tutta la conoscenza umana rimane fallibile, congetturale, qualcuno mi chiede, anche la matematica? E questo mi è stato chiesto il primo anno in cui ho tenuto questo corso, e a quel punto ho risposto, ti do la risposta nella prossima lezione. Ho creato delle diapositive apposite per spiegare come stanno le cose, perché è un punto, è una domanda molto pertinente che merita una risposta specifica. Perché una prima studentessa nel primo anno e poi altri dopo di lei negli anni successivi mi hanno fatto questa domanda? Perché la matematica viene in qualche modo separata dalle altre scienze e ci si chiede ma sarà vero anche per la matematica quello che dice Popper? Qual è l'oggetto di studio della matematica? O quali sono gli oggetti di studio? I numeri. Numeri, sì. E cosa sono i numeri? Sono oggetti materiali? No, sono entità astratte. Questo può fare la differenza. La matematica studia delle entità astratte, di fatto studia le relazioni logiche fra queste entità astratte. Quando dice un numero primo è un numero che può essere diviso solo per se stesso e per uno, non sta parlando di un oggetto, non sta parlando di esperimenti, non sta parlando neppure di osservazioni, sta parlando di un qualcosa che non esiste. Di un'astrazione che abbiamo concepito noi, il numero 27. Poiché la scoperta e poi la dimostrazione di questi rapporti fra entità astratte si basa esclusivamente sulla logica, e la logica, diciamo con buona approssimazione, non muta, le regole della logica sono sempre le stesse, allora è legittimo proporre che le verità matematiche siano eterne e immutabili. Ti convince questa? Questo è il motivo per cui i colleghi che ti hanno preceduto effettivamente hanno chiesto frequentemente, hanno fatto questa domanda. Bene. Per rispondere a questa domanda, ecco le diapositive che ho presentato e che presento ovviamente anche quest'anno. Queste diapositive illustrano una parte del lavoro di Kurt Gödel, che era un logico e un matematico, sempre del XX secolo, che nel 1931 pubblicò due teoremi, i teoremi di incompletezza, che furono un vero e proprio cataclisma nel mondo della matematica.
proprio quando i matematici si proponevano di dare alla matematica una base solidissima, di formalizzarla in maniera tale che non potesse essere più attaccata né sotto il profilo logico né sotto il profilo simbolico, ecco, Gödel dimostra questi due teoremi che scuotono dalle fondamenta il mondo dell'idea. Di che cosa trattano questi teoremi? Beh, trattano della struttura dei sistemi matematici. Sistemi matematici, va precisato, di una certa complessità, senza entrare nel dettaglio che parecchio complesso. Allora, tutti sappiamo che i sistemi matematici si basano su un certo numero di postulati, sulla base dei quali possono essere dimostrati alcuni teoremi, i quali teoremi inizialmente dimostrati insieme agli stessi postulati concorrono alla dimostrazione di altri teoremi che poi servono alla dimostrazione di altri teoremi e così via, e si crea un albero di relazioni matematiche dimostrate indefinito in ampiezza. Allora, si pensava, scusa, chiedo un po' di silenzio. Scusate, sembrava ragionevole chiedere ai postulati due caratteristiche: che fossero completi e coerenti. Che cosa vuol dire? Completi vuol dire che sulla base di questi postulati, e naturalmente di tutti i teoremi che si possono derivare, sia possibile dimostrare come vera o non vera qualunque affermazione esprimibile all'interno del sistema di. Cioè, dovrebbe essere possibile, sulla base di questi postulati, in ogni caso dimostrare la veridicità o non di una qualunque affermazione possiamo immaginare. La congruenza, invece, dice, sulla base dei postulati, non è possibile dimostrare due verità antitetiche. Questo è molto meno ovvio, perché in realtà, a prima vista, tutti i teoremi potrebbero essere congruenti fra loro e solo chissà quanto in alto, in quest'albero, potremmo scoprire che il teorema numero 2750 non è congruente con il 10.414.712 e questa incongruenza potrebbe essere molto difficile da identificare e rilevare. Comunque, in linea di principio, ecco, sembrava ragionevole pretendere che l'insieme di postulati alla base di un sistema matematico fosse completo e completo. Ma qui arrivano i teoremi di Gödel, il quale dice, il primo teorema, se un sistema è congruente non può essere completo. Restando che indubbiamente è desiderabile avere un sistema congruente, perché un sistema che dimostri verità opposte, verità antitetiche, non lo possiamo accettare, dobbiamo però accettare che sia incompleto. E questo ancora è sostenibile, è accettabile. Vabbè, non potremo realmente essere certi di poter dimostrare come vera o falsa ogni possibile affermazione, ma nella maggior parte dei casi l'esperienza dimostra che siamo in grado di farlo. Ma il secondo teorema è anche peggiore, se vuoi. Dice il secondo teorema: la congruenza degli assiomi di un sistema non può essere provata all'interno del sistema stesso. Che cosa vuol dire? Se mi trovo all'interno di un sistema,
supponiamo l'algebra, io non posso generare un teorema algebrico che mi dimostri che i miei postulati sono congruenti. Talora posso farlo all'interno di un sistema più grande che include il primo. All'interno dell'analisi matematica posso dimostrare che i postulati dell'algebra sono congruenti, ma a sua volta non posso dimostrare che l'analisi matematica ha postulati congruenti. Questo vuol dire che in ultima analisi la mia dimostrazione che l'algebra sia congruente non è valida, perché è poggiata su postulati di cui non posso dimostrare la congruenza. In altre parole, perfino la matematica, che per carità è la più perfetta costruzione umana, nessuno in discussione le affermazioni della matematica, però neppure la matematica è perfetta, neppure la matematica può dare certezze assolute, non sempre e non in tutti i campi. Hai domande su tutto questo? Allora passerei a presentarti il secondo grande epistemologo. Che è Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, americano, anche lui vissuto nel XX secolo, ha pubblicato nel 1962 The Structure of Scientific Revolutions, la struttura delle rivoluzioni scientifiche, che è un libricino piuttosto agile che, se sei curiosa, puoi anche comprarti e leggere in poco tempo, in cui propone una visione molto originale del modo in cui procede la scienza. Kuhn non era per formazione un filosofo, aveva studiato come fisico, poi però per le vicissitudini della vita si trovò ad insegnare storia della scienza per cui non era stato preparato, e se la studiò per proprio lui. E nello studiare la storia della scienza elaborò una visione originale della stessa. Cioè disse, normalmente la scienza viene immaginata come seguire un cammino progressivo che procede per accumulazione, cioè nel tempo i fatti noti, le osservazioni comprovate, le teorie accettate si accumulano e il nostro sapere si espande in maniera piuttosto uniforme, con un cammino progressivo. Dice Kuhn, le cose non stanno realmente così. Che cosa propone? Qual è la sua visione alternativa a questa? La sua visione alternativa dice: la scienza, per molta sua parte, si muove in periodi che lui chiama di scienza normale. Che cos'è la scienza normale? È la scienza che si muove all'interno di un paradigma. Che cos'è un paradigma? Questo è forse l'aspetto più tecnico e un pochino su cui prestare un po' di attenzione per capire bene di cosa si tratta. Per Kuhn il paradigma è una cornice interpretativa, cioè è la spiegazione complessiva, quella che Popper chiamerebbe teoria, è la spiegazione complessiva che si dà di una certa classe, di una certa categoria di fatti naturali. Per larga parte del tempo, dice Kuhn, la scienza, il mondo scientifico, la comunità scientifica
accettano un paradigma, che è il paradigma corrente, il paradigma vigente. Tutta la comunità scientifica accetta una certa visione della realtà. Accade però, di tanto in tanto, che si accumulino osservazioni che contrastano con il paradigma, che non possono essere spiegati dal paradigma, che non possono essere interpretati nella cornice offerta dal paradigma. Qui c'è una differenza importante con Popper. Uno non parla di una singola osservazione, ma di un insieme importante di osservazioni che appunto contrasta col paradigma e che produce una situazione di crisi. Alla crisi segue una rivoluzione dalla quale scaturisce un nuovo paradigma che è in grado naturalmente di spiegare le osservazioni che hanno posto in crisi il precedente. Questo nuovo paradigma, nel momento in cui viene accettato dagli scienziati, diventa quello vigente e dà luogo a un nuovo periodo di scienza normale. Cioè tutto ciò che la scienza fa, le osservazioni, gli esperimenti che compie, sono fatti assumendo che il paradigma sia corretto. Talora coscientemente, talora in maniera inconscia, cioè non sempre gli scienziati hanno la percezione di muoversi all'interno di un paradigma. È come se fossero in una scatola di cui non vedono i confini. Di fatto il paradigma detta in qualche modo quali osservazioni e quali esperimenti gli scienziati compiranno, perché questi esperimenti e queste osservazioni devono essere escogitati ed effettuati nell'ambito della cornice interpretativa del paradigma, cioè in partenza sono già congruenti col paradigma. Non si immagina neppure un esperimento in contrasto col paradigma nei periodi di scienza. E qui Kuhn cita degli esempi molto noti della storia della scienza. In astronomia, per esempio, l'arcinota diatriba fra il sistema geocentrico tolemaico e quello eliocentrico copernicano. Qui c'è un chiaro cambiamento di paradigma. Ecco, questo, se vogliamo, è il paradigma del paradigma di Kuhn, cioè è un esempio molto lampante di ciò che Kuhn sostiene. Per secoli, per circa 1500 anni, il paradigma vigente è stato la Terra è al centro del sistema solare e quindi dell'universo, perché il sistema solare era considerato il centro dell'universo. Anzi, naturalmente non si chiamava neppure sistema solare, ma diciamo, utilizziamo dei termini moderni per comprenderci. Questo non significa naturalmente che gli astronomi non compissero delle osservazioni, però spiegavano queste osservazioni all'interno di un modello geocentrico dell'universo. E fino a un certo punto questo è stato possibile, poi a un certo punto invece, come vedremo, le osservazioni sono diventate incompatibili con questo modello, con questo paradigma, e a quel punto si è creata la crisi risolta da Copernico proponendo un nuovo modello interpretativo, cioè la teoria eliocentrica. Altro esempio, anche questo ben noto, ma forse diciamo meno conosciuto nel paradigma attuale, perché più sofisticato. La teoria della gravitazione di Isaac Newton. Questo è stato uno straordinario successo della scienza. Ha ragione, Newton già mentre era in vita veniva considerato uno dei più grandi geni universali. Per questa e per altre scoperte, ma questa è stata sicuramente il suo più grande successo scientifico, cioè essere riuscito a formulare una legge della gravitazione che rendeva conto di fenomeni banali come la caduta dei gravi e di fenomeni universali come il movimento dei pianeti.
pianeti e del Sole. Quindi uno straordinario successo che ha regnato per un paio di secoli, fino a quando non è stato soppiantato da una visione diversa, da quella di Albert Einstein. Non so quanto ti sia familiare la visione di Einstein, quella relativistica. Hai qualche conoscenza? Per sentito spesso anche. Allora, Einstein propone e dimostra che la sua proposta è coerente con le osservazioni. Einstein non dimostra perché non hanno sperimentato, ma si dimostra. A tutt'oggi compiamo osservazioni che continuano a confermare la teoria della relatività di Einstein. Einstein propone che in realtà la forza di gravità non esiste. Cioè Newton diceva che la gravità è una forza che si esercita a distanza fra corpi dotati di massa. Newton stesso vedeva come un problema questa forza che si esercita a distanza, perché Newton conosceva le forze che si esercitano per contatto. Come si spiegava questa forza che si trasmette nel vuoto? Newton non aveva una spiegazione ed era insoddisfatto di questo, cercò di elaborare una teoria sul modo in cui questa forza si creasse e venisse esercitata, senza riuscire. Einstein elimina il problema proponendo un'interpretazione a prima vista anche dopo averci ragionato un bel po', assolutamente sorprendente, cioè dice: in realtà non esiste una forza di gravità. Ciò che noi interpretiamo come forza è in realtà una deformazione dello spazio-tempo. Einstein aggiunge la dimensione del tempo alle tre dimensioni spaziali. È una deformazione dello spazio-tempo dovuta alla massa. Dove c'è massa, lo spazio-tempo viene deformato in una maniera che è tanto maggiore quanto maggiore è la massa. E questo produce dei fenomeni che noi interpretiamo come dovuti alla forza gravitazionale. In realtà questa forza non c'è. Questa è un'illustrazione di quello che dice Einstein. Se un pianeta, se il Sole sparisse dal centro del Sistema Solare, un pianeta non più attratto dal Sole continuerebbe a muoversi di modo rettilineo e uscirebbe dal Sistema Solare. Il suo moto spontaneo è rettilineo uniforme. Newton dice diventa ellittico perché viene costantemente attirato dal Sole. Einstein dice no, il Sole non attira il pianeta, il Sole deforma lo spazio-tempo, talché il moto rettilineo uniforme che il pianeta dovrebbe compiere, effettivamente lo compie, ma lo fa all'interno di uno spazio deformato. Siccome noi non percepiamo questa deformazione, ci appare che lui stia compiendo un'orbita circolare, un'ellittica. Nella realtà sta comunque percorrendo la traiettoria più breve possibile, che è quella retta in uno spazio euclideo. Solo che la traiettoria più breve possibile in questo caso è curva, anzi in realtà è chiusa. Un esempio, perché così sembra una teoria allucinatoria. Un esempio. Immagina un telo ben teso e immagina di avere una pallina e di lanciarla su questo telo. La pallina si muove, una volta esaurita la forza propulsiva iniziale, si muove di modo rettilineo uniforme, poi sarà rallentata dalla tela, ma se immaginiamo un'assenza di attrito, di resistenza regolare, eccetera, questa pallina continuerà a muoversi in maniera indefinita. Supponi adesso invece che al centro di questo telo sia stato collocato un grave, un peso che deforma il telo, produce un imbuto in qualche modo simile a questo. Lanci la pallina nello stesso modo, con la stessa forza, quindi produce lo stesso tipo di moto, ma questa volta la pallina
si muoverà all'interno di questa deformazione creata dal peso. Perché? Perché non ha scelta. La pallina originariamente si muoveva su uno spazio bidimensionale, tuttora si muove su uno spazio bidimensionale, che però è deformato nella terza dimensione. Ma la pallina non può che muoversi sulla superficie del telo, quindi la deformazione nella terza dimensione la costringe a cambiare traiettoria. Non è cambiata la forza che ha dato l'impulso, non è cambiata la modalità in cui la pallina si muove. La pallina si muove sempre sulla traiettoria più breve tra quelle a lei disponibili. Allo stesso modo, per inciso, ma qui non ci riguarda, si modifica anche il tempo. La massa modifica il tempo. Più sei vicino a una massa, più il tempo è diverso da quello misurato dalla persona che invece è lontano dalla massa. Sugli orologi atomici si può misurare una chiara differenza nello scorrere del tempo fra la superficie della Terra e l'aereo dei vetri, però per la distanza maggiore che l'aereo ha dal centro della Terra. Ecco, qui c'è un chiarissimo esempio di cambiamento di paradigma, cioè gli stessi fenomeni sono spiegati in modo radicalmente diverso. Newton dice c'è una forza, Einstein dice c'è una deformazione dello spazio-tempo. Non c'è commensurabilità fra questi due punti di vista. L'uno soppianta radicalmente l'altro. Lo soppianta perché viene sostenuto da osservazioni specifiche di cui magari diremo qualche parola. Cioè effettivamente si vede che in situazioni particolari in cui la teoria di Newton e quella di Einstein divergono, le osservazioni convalidano la teoria di Einstein e non quella di Newton. Ma nella maggior parte dei fenomeni quotidiani noi a tutt'oggi utilizziamo la teoria di Newton perché i calcoli sono molto più semplici e perché le deformazioni di cui parla Einstein sono rilevanti. Queste valgono in presenza di masse molto grandi o per velocità vicine a quelle della luce. I fenomeni quotidiani sono irrilevanti. Bene, abbiamo parlato di astronomia, di fisica, parliamo di chimica. Questo è John Dalton, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. John Dalton è il creatore della teoria atomica. John Dalton seguì un percorso piuttosto accidentato, lui in realtà era interessato alla meteorologia. Dovendo trattare dei fenomeni atmosferici, pensò che fosse opportuno studiare i gas, ma i gas erano sostanze chimiche e allora si applicò anche alla chimica e nell'applicarsi alla chimica fece la sua più importante scoperta. All'epoca di Dalton la chimica era sostanzialmente un libro di ricette, cioè erano note alcune reazioni, si sapeva come eseguirle in laboratorio, che erano state scoperte un po' per caso, un po' per prova di errore, ma non c'era una teoria generale in grado di spiegare perché queste reazioni e non altre avvenissero, in grado tantomeno di predire quale tipo di reazione bisognava produrre per ottenere un determinato composto o una determinata sostanza. In pratica si parlava di affinità, si diceva genericamente che alcune sostanze avevano affinità fra loro, tendevano a combinarsi e che altre invece non avevano questa affinità e benché miscelate poi alla fine si separavano spontaneamente. E come teoria era altamente insoddisfacente, un po' perché non spiegava nulla, in ogni caso doveva produrre delle spiegazioni ad hoc, si faceva un'osservazione, si diceva questo non si mescola con quest'altro, non reagiscono fra loro, vorrà dire che non hanno affinità. Un po' soprattutto non faceva predizioni e abbiamo detto, d'altro non lo sapeva naturalmente, ma secondo Popper una teoria che non fa predizioni non è una teoria scientifica, è una spiegazione ad hoc, appunto. Vedo che non reagiscono, vedo che non sono affini. Bene, cosa fece John Dalton? John Dalton era uno sperimentatore molto molto pignolo, nella scienza non si è mai abbastanza eseguì con le sue mani, molte volte, degli esperimenti, delle reazioni all'epoca conosciute. Per esempio quelle necessarie per produrre il biossido di carbonio, cioè la clorura carbonica, e l'ossido di carbonio.
si sapeva già prima di lui che in queste due sostanze, nel biossido di carbonio l'ossigeno costituisce il 72% del peso totale del composto e nell'ossido di carbonio il 57%. Ora, visti così, questi numeri non suggeriscono nulla. Dalton però fece una serie di esperimenti molto attenti, quindi poté misurare con molta attenzione il peso delle sostanze in gioco e riprodusse questa stessa tabella in un'altra forma, e cioè disse: dato un grammo di carbonio, per utilizzare questo carbonio interamente, produrre biossido di carbonio, servono 2,66 grammi di ossigeno. Se invece voglio produrre ossido di carbonio sempre utilizzando l'intero grammo di carbonio, allora mi bastano 1,33 grammi di ossigeno. Che cosa si vede immediatamente? Immediatamente, già ci hai messo troppo tempo. Che non combacia con la... Questi due numeri, che cosa balzano di oggi? Che sono l'uno e il doppio dell'altro. Come interpreta Dalton questo? Sono esattamente, nell'ambito della precisione della seconda cifra decimale, all'epoca una grande precisione, sono esattamente l'uno e il doppio dell'altro. Dalton interpreta questo dicendo: questo vuol dire che gli atomi si combinano in proporzioni fisse, che un atomo di carbonio si può combinare solo con uno o con due atomi di ossigeno, non con uno e mezzo, non con tre quarti, e che quindi gli atomi hanno delle affinità precise, numeriche, quantificabili, l'uno per l'altro. Il carbonio può combinarsi solo con uno o due atomi di ossigeno. In questo modo lui elabora la teoria atomica delle reazioni chimiche, teoria atomica che sottende alla chimica, cioè immagina degli atomi che non ha nessun modo di vedere, di cui non esiste alcuna evidenza diretta dell'esistenza, quindi immagina che sforzo di pensiero deve essere stato. Immagina che questi atomi, basandosi sulle risultanze sperimentali, immagina che questi atomi abbiano delle leggi fisse per combinarsi e che la scoperta progressiva di queste leggi avrebbe portato a una comprensione più compiuta della chimica. Effettivamente, probabilmente così è stato. Già in vita Dalton, lui ed altri che infine accettarono il suo punto di vista, il suo paradigma secondo Kuhn, trovarono molte regole di combinazione fra atomi di elementi diversi. Ora, di nuovo qui è molto chiaro il cambio di paradigma, da un paradigma vago e generico ad uno che dice tutte le reazioni chimiche dipendono da una combinazione fra atomi. Gli atomi si combinano secondo regole semplici che possono essere espressi con numeri piccoli. La conoscenza di queste regole ci consente di fare delle predizioni sul modo in cui si combineranno gli atomi. Passaggio straordinario. Ancora. Questo è Pierre-Simon Laplace, il quale era un astronomo, un matematico, un fisico, di cui è citatissimo questo passo, che era in realtà nell'introduzione a un suo libro. Questo passo rappresenta la visione di Laplace, ma anche la visione dell'epoca, rappresenta in maniera molto stringata, molto succinta, eppure perfetta. Il paradigma dell'epoca diceva questo: possiamo considerare lo stato attuale dell'universo come l'effetto del suo passato e la causa del suo futuro. Vediamo che cosa si dice. Un intelletto che ad un determinato istante dovesse conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura e tutte le posizioni, tutti gli oggetti di cui la natura è composta, se questo intelletto fosse inoltre sufficientemente ampio
da sottoporre a questi dati ad analisi, esso racchiuderebbe in un'unica formula i movimenti dei corpi più grandi dell'universo e quelli degli atomi più piccoli. Per un tale intelletto nulla sarebbe incerto, il futuro, proprio come il passato, sarebbe evidente davanti ai suoi occhi. Essenzialmente cosa sta dicendo Laplace? Dice: l'universo è fatto di corpi e di forze. Se io in un dato momento conosco tutte le forze e la posizione di tutti i corpi, mi trovo come il giocatore mirando sul palo. Se io so come colpirò la palla, con quale forza e in che direzione, in linea di principio posso predire ogni configurazione successiva di quella palla e di tutte le altre, perché non ci sono altri corpi e altre forze in gioco sul tavolo, solo la forza impressa dal giocatore e le palle che si trovano sulla superficie del tavolo. Laplace dice che nell'universo è la stessa cosa, molti più corpi, molte più forze, ma si tratta alla fine di un tavolo da biliardo. Proprio come nel biliardo, se tu filmi ciò che avviene sul tavolo da biliardo, puoi proiettare il film all'indietro e retrodire quello che è accaduto, così come invece il giocatore predice quello che accadrà senza che sia ancora accaduto. In altre parole, appunto, dice Laplace, se noi potessimo non solo conoscere tutte le forze e tutte le posizioni dei corpi, ma anche elaborare in un unico grande schema tutto questo, per noi sarebbe illimitatamente conoscibile tutto il passato e tutto il futuro. Ora, quando, questa è una nota personale, quando lessi da bambino, non ricordo a che età, 10-12 anni, questa frase, la trovai ovvia. Pensa, certo che è così. Perché? Perché avevo una buona conoscenza intuitiva della meccanica classica, ma nessuna conoscenza di quello che venne dopo. Per la meccanica classica le cose stavano così, per la teoria newtoniana e per tutto ciò che ne seguì, le cose stavano esattamente così. Questa visione dell'universo è detta deterministica, perché tutto ciò che vi accade è già predeterminato, perché in un qualunque momento possiamo predire qualunque momento futuro. Ora questo, sotto certi aspetti, è molto soddisfacente, un po' perché ci dice non ci sono altre entità fondamentali nell'universo, già conosciamo quali sono le entità fondamentali, e d'altra parte ci dice che non c'è limite alla nostra conoscenza. Man mano che conosciamo di più delle forze e dei corpi, conosceremo sempre di più dell'universo, in teoria potendo arrivare ad una conoscenza assoluta e perfetta. Bene, tutto questo rimase sostanzialmente vero fino a un'altra rivoluzione, quella della meccanica quantistica. In particolare, ciò che diede un colpo definitivo a questa visione deterministica dell'universo fu il principio di indeterminazione di Heisenberg, il quale, questo sì probabilmente l'avrai sentito altrove, dice che non è possibile fare esattamente ciò di cui parlava Laplace, cioè non è possibile, almeno a livello delle particelle atomiche e subatomiche, cioè a livello microscopico, non è possibile conoscere contemporaneamente l'esatta posizione e l'esatto momento, cioè la velocità sostanzialmente, di una di queste particelle. Quindi viene meno il presupposto fondamentale del determinismo. Se io non posso conoscere allo stesso momento posizione e velocità di una particella, non posso predire esattamente cosa accadrà nel futuro, anzi la sommazione di queste incertezze rapidamente mi produrrà una situazione completamente imprevedibile in un futuro molto prossimo. Di nuovo, cambio drammatico di paradigma, da un universo perfettamente conoscibile a uno che intrinsecamente non può essere conosciuto, non per difetto delle nostre capacità intellettuali, cognitive, dei nostri strumenti, perché l'universo è fatto in modo da non poter essere predetto, conosciuto in maniera perfetta. Straordinario.
Bene, questi sono esempi di paradigmi, appunto. Kuhn a questo punto si rifà a dei famosi esempi di esperimenti psicologici che erano ben noti ai suoi tempi, che erano comunque gli esperimenti correnti, le ultime novità in psicologia sperimentale ai suoi tempi. E dice: il paradigma, il nuovo paradigma, quando si instaura, è come fosse un nuovo punto di vista. È un nuovo punto di vista. Viene trattato dagli scienziati come un nuovo punto di vista. In effetti è una nuova interpretazione della realtà. E nota bene, come ti dicevo all'inizio della lezione, non è che le precedenti osservazioni vengano gettate via. Le precedenti osservazioni erano valide. Ciò che cambia è il modo di interpretarle. Le osservazioni degli astronomi pre-copernicani non erano sbagliate, erano interpretate in un certo modo. E Copernico le interpreta in un altro, le medesime osservazioni. Bene. Kuhn cita tra l'altro un esperimento che in maniera estremamente rozza provo a ripetere qui. Un esperimento in cui a dei soggetti vengono fatti vedere per tempi estremamente brevi delle carte da gioco e i soggetti devono dire di quale carta si tratta. Che carta era questa? Sei di picca. Era un 9, vabbè. E di cuori, e di fiori, voglio dire. Però, insomma, non ti avevo preparato. Allora, pronta, adesso te ne mostro un'altra. 9 di quadri. 9 di quadri, esatto. Ora te ne mostro un'altra. 9 di cuori. 9 di cuori. Allora, da noi, secondo me, questo esperimento non funziona tanto bene, perché noi spesso non giochiamo con le carte francesi, giochiamo con le carte italiane. In realtà abbiamo mostrato un 9 di cuori nero, che è una carta che non esiste. Molti ci cascano, ci hanno un divino, dicono 9 di picche. Perché? Perché abbiamo un paradigma. Noi sappiamo che i cuori sono rossi e le picche sono nere. E se vediamo una cosa a punta nera, la interpretiamo con picche. Nell'esperimento originario si dice che per individuare una carta anomala come questa, i tempi di esposizione, i tempi di visione da parte del soggetto, devono essere molto, come minimo raddoppiati e spesso molto di più. Addirittura c'erano soggetti che entravano in confusione, cioè dicevano sì, ho visto la carta ma non riesco a capire cosa mi state facendo vedere. Non riuscivano a interpretare ciò che vedevano. Perché? Perché era forte in loro il paradigma. Loro si aspettavano delle cose che non vedevano e perciò non sapevano come interpretare ciò che stavano sentendo. Al di fuori di questo esempio, che cosa ci sta dicendo? Che gli scienziati, questo esempio illustra, diciamo, il modo in cui gli scienziati pensano nei periodi di scienza normale, accettano il paradigma, come dicevo prima, più o meno coscientemente, talvolta del fatto del tutto inconscio, cioè non hanno consapevolezza del fatto di stare interpretando la realtà in un certo modo. E compiono le loro osservazioni in accordo a questo paradigma. Se vedono qualcosa che non va d'accordo col paradigma, lo scartano, lo ignorano, lo accusano di essere un falso, un errore sperimentale, un errore di osservazione. Ancora. Un altro esempio citato da Kuhn è questo, per un altro passaggio della sua esposizione di come funziona la successione dei paradigmi. Lui dice, in un periodo di rivoluzione è come se, no, esperimento realmente effettuato, indossassimo degli occhiali che rovesciano la visione. Ecco, tu porti gli occhiali. Quando li hai messi, non so di che entità sia il tuo difetto di rivoluzione, sei di una certa entità, come? Non basso. Basso, allora forse non hai osservato questo fenomeno, o forse sì. La prima volta che hai messo gli occhiali, non so se te la ricordo, prima in assoluto, hai notato degli effetti strani? No.
perché probabilmente la correzione era molto. Forse magari mi sembrava tutto leggermente più ingrandito. Esatto, per esempio quello è un effetto. Oppure potevi vedere, non so, il pavimento in salita, o le cose, non so, affacciando una finestra, le cose molto più vicine dell'attesa e così via. Perché? Perché al tuo cervello arrivavano degli impulsi in attesa, delle osservazioni che non sapeva come trattare, le gestiva in un modo o nell'altro. Bene, se tu fai indossare a delle persone occhiali rovescianti di questo tipo, per un po' le persone possono stare anche molto male, non riescono a reggersi in piedi perché normalmente non riescono a rapportarsi con la realtà che vedono, possono avere nausea, possono avere mal di mare e così via. Ma dopo un periodo di assestamento, che può andare da diversi minuti a diverse ore, la visione si raddrizza, perché il cervello impara a interpretare ciò che gli perviene. A quel punto la persona può mettere o non mettere gli occhiali, perché sia proprio indolore, ma insomma è in grado di interpretare correttamente ciò che arriva. Allo stesso modo lo scienziato, che cosa fa? Nel momento in cui c'è la rivoluzione, in cui si sta instaurando un nuovo paradigma, non capisce più nulla, non ha più punti di riferimento, si trova sgomento di fronte a un'interpretazione che non comprende più, che è diversa da quella che magari aveva sempre accettato da quando era nato, perché magari il paradigma non è mai cambiato da allora. Quindi naturalmente questo lo sgomenta e lo induce a una reazione difensiva, a respingere il nuovo paradigma. Questo spiega perché nella storia spesso i paradigmi sono stati osteggiati proprio e per primi dai membri della comunità scientifica. Poi si adatta e infine la sua visione si raddrizza, e a quel punto si raddrizza al punto tale che si entra in un nuovo periodo di scienza normale, il paradigma viene accettato e di lì in avanti, fino a una nuova rivoluzione, tutte le osservazioni vengono fatte ricadere in questo paradigma. Ecco, è importante capire in che modo Kuhn racconta l'evoluzione della storia della scienza, perché mentre Popper ne dà la rendiconto in modo astratto, cioè si astrae dalle specifiche osservazioni, dalle specifiche teorie, e ne dà una visione logica, invece Kuhn si cala nella realtà psicologica e sociologica del modo in cui viene fatta la scienza, degli attori della scienza che sono gli scienziati. Bene, altri esempi forniti da Kuhn per dimostrare come avviene il passaggio di paradigma sono esempi storici, ed è interessante andare ad esaminare perché illustra il modo in cui effettivamente alcuni capitoli importanti della storia della scienza si sono svolti e spiegano meglio il modo di pensare di Kuhn. Allora, questo è William Herschel, un grande astronomo del XVIII-XIX secolo, il quale a un certo punto nel compiere fu lo scopritore di Urano, cioè il primo pianeta non visibile a occhio. All'epoca di Herschel ancora erano noti solo i pianeti visibili all'occhio nudo, che sono 5 più la Terra 6, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Nel compiere le sue osservazioni, a un certo punto Herschel si accorse di qualcosa che è illustrato da queste due lastre fotografiche, cioè si accorse che di fronte a uno stesso sfondo cosiddetto di stelle fisse, cioè di stelle che non si muovono, si trovano alla stessa posizione giorno dopo giorno a una certa ora, per esempio queste stelle, c'era un corpo celeste, questo più piccolo, che invece a distanza di qualche giorno si muoveva. Non so se si riesce a vedere, però rispetto a questo triangolo di stelle, una grossa stella al centro, questo corpicciolo è passato dalla sinistra alla destra. Inizialmente lo interpretò come una cometa, poi si vide dal tipo di orbita che seguiva
rapidamente si può identificare con un nuovo risultato. Ora nota, questo sembra relativamente facile visto così sulla fotografia, ma Herschel non aveva le fotografie, tutto quello che poteva fare era disegnare, ne aveva centinaia o migliaia di corpi celesti da osservare, quindi immagina quanto poteva essere difficile notare questo corpicciolo minuto in mezzo a tante stelle. Ma Herschel era un attentissimo astronomo e identificò il nuovo pianeta. Qual è il cambio di paradigma? Quindi ancora non si vede. Beh, in realtà già un punto di vista diverso c'è. Fino a Herschel si era sempre assunto che i pianeti fossero solo quelli da sempre noti. Siccome li conoscevamo da tempi immemori, si assumeva che fossero tutti pianeti esistenti. Nessuno realmente andava cercando un pianeta in più. Ma quando gli scienziati appresero in che modo Herschel aveva scoperto Urano, allora questo divenne il nuovo paradigma. Dobbiamo cercare dei punti, dei corpi celesti che si muovono sullo sfondo delle stelle fisse. Quindi gli astronomi si misero a seguire questo nuovo paradigma e rapidamente furono identificati una serie di asteroidi. Altri pianeti seguirono più tardi, ma chiaramente era stato imposto un nuovo metodo di lavoro, una nuova visione. Se ci sono dei corpi nuovi all'interno del Sistema Solare, questo è il modo in cui li possiamo scoprire. In effetti, tanti ne furono scoperti. Un esempio ancora più eclatante dell'importanza del paradigma nel determinare ciò che gli scienziati vedono è questo. Questo è un passo estratto dagli annali cinesi, il quale dice: nel quinto mese del primo anno del regno di Ji Yi, 4 luglio 1054 del nostro calendario, è apparsa da oriente una stella nuova, non lontana dalla stella Tianguan. Questa nuova stella si è andata consumando sino ad oggi tanto da scomparire. Che cos'era questa stella nuova? Era una nova, cioè l'esplosione di una stella che produce una quantità di energia impressionante, superiore a quella di una galassia, e una quantità di luce proporzionale, E in particolare questa stella si è manifestata con una tale evidenza che era visibile perfino di giorno, quindi un qualcosa di estremamente ovvio, non dico agli astronomi, ma anche all'uomo dello strato. Tanto più che poi nel giro di qualche mese salì di luminosità e poi scomparve, quindi qualcosa che si modificava nel tempo. Bene, questo è ciò che rimane oggi di questa nuova, è una grande nuvola di gas al centro del quale non si vede, c'è il residuo della stella originaria, questo è il gas che si sta ancora espandendo a causa di questa esplosione. Si chiama nebulosa del granchio. Bene, di tutto questo nei registri, negli annali occidentali non c'è traccia. Zero. Apparentemente, certo, certe registrazioni possono essere andate perse, ma apparentemente nessuno se ne accorse, nessuno ritenne appropriato registrare questo fenomeno molto notevole. Perché? Perché eravamo nel 1054. Vigeva il punto di vista indiscutibile, il punto di vista aristotelico, il quale, le sue derivazioni, elaborazioni anche da un punto di vista religioso, secondo il quale i cieli sono perfetti e immutabili, espressione della perfezione divina. Quindi, che una stella compaia e scompaia non si dà, non può essere, perché questo implicherebbe un'imperfezione dei cieli e quindi del loro creatore. Ergo, quel fenomeno non è mai accaduto. E questo è straordinario. Che cosa possiamo immaginare che abbiano fatto gli astronomi occidentali all'epoca? Si saranno detti: questo è un fenomeno inspiegabile ma non astronomico.
oppure avranno chiuso gli occhi, avranno semplicemente ignorato ciò che vedevano, oppure avranno detto ma sarà una cometa, anche se chiaramente non si comportava come stava. Insomma, in qualche modo avranno, in inglese si direbbe explained away, trovato una qualche sorta di spiegazione per liberarsi di questo di questa fastidiosa osservazione. Perché? Perché era in contrasto col paradigma. E il paradigma è difficile da abbattere, questo è quello che ci vuole insegnare. Ed è importante, è una lezione importantissima da imparare, perché poi si riflette anche nella vita quotidiana dello scienziato, non solo nell'elaborazione delle grandi teorie, che può accadere a qualcuno di noi di fare una volta nella vita e a molti altri di noi mai. Le osservazioni e gli esperimenti li facciamo tutti, ed è importante tenere presente questo punto di vista. Di nuovo, torniamo ai due sistemi in competizione, Ptolemaico e Copernicano. Bene, non so se sai che Copernico non fu il primo a pensare che il Sole potesse essere in realtà al centro del sistema solare. Questo era già stato detto, niente quello di meno che da Aristarco di Samo, addirittura nel III secolo a.C. Aristarco arrivò, niente quello di meno, che a calcolare le dimensioni della Luna, la distanza Terra-Luna e la distanza Terra-Sole, e di qui le dimensioni del Sole. E se poi ti interessa sapere come ha fatto un greco antico a calcolare queste grandezze, te lo posso spiegare. Rendendosi conto che il Sole era molto più grande della Terra e della Luna, immaginò che fosse più logico che fosse lui al centro del sistema solare, piuttosto che... Non era un dato di fatto, era però un'interpretazione che gli sembrava più semplice, più lineare rispetto a una centralità della Terra. Ma il problema qual è, sempre nell'interpretazione di Kuhn? Il problema è che all'epoca di Aristarco non c'era una crisi, non c'erano osservazioni in chiaro contrasto con il paradigma. E allora perché mai la gente e gli scienziati avrebbero dovuto accettare un modello apparentemente più complicato che contrastava con l'esperienza sensibile, quotidiana? Nessuno sente la Terra muovere mentre vede il Sole muoversi. Se nulla contrasta con questo punto di vista, cioè la Terra è immobile, il Sole si muove intorno ad essa, perché elaborare un sistema più complicato? Infatti la proposta di Aristarco di Samos fu messa da parte e fu ignorata per molti secoli. Fu ignorata per molti secoli fino a quando non si accumularono osservazioni che contrastavano sempre più fortemente col sistema geocentrico. In particolare un'osservazione fu la causa del crollo del sistema geocentrico, che è chiamata quella del moto retrogrado del pianeta. Alcuni pianeti esterni a volte mostrano un comportamento di questo genere. Tipicamente si muovono sulla volta celeste secondo una linea, diciamo, circolare, insomma, secondo una linea retta che viene però curvata dal fatto che la volta celeste a noi appare. Qualche volta però fanno una cosa stranissima: tornano indietro e poi dopo un po' di giorni riprendono il loro cammino. Quindi qui sono osservazioni a distanza di un certo numero di giorni, no? Qui abbiamo 10 maggio, 25 maggio, 12 giugno e via dicendo. Vedi che intorno al 12 giugno l'orbita, il percorso di questo pianeta comincia a deviare nettamente da quello che fa, torna chiaramente indietro e a settembre circa riprende a muoversi nella direzione originale. Ora, questo fenomeno è molto difficile da spiegare all'interno di un sistema geocentrico. Non è che non fosse noto già nell'antichità, ma
con le osservazioni fatte da più nulla, chiaramente, dell'epoca, quindi non particolarmente accurate, poteva essere spiegato da una previsione relativamente semplice del modello tolemaico. E cioè questa previsione diceva: in realtà la Terra è sempre al centro, il pianeta non si muove di modo circolare, va bene, circolare, non ellittico, il cerchio è perfetto, disse no, e rientriamo nel discorso, i cieli sono perfetti, perciò devono essere perfetti in ogni loro parte. Non è il pianeta che si muove in modo circolare intorno alla Terra, il pianeta si muove intorno a un punto che a sua volta si muove in modo circolare intorno alla Terra. Quindi è un cerchio, un punto che si muove circolare. Questo cerchio secondario è chiamato epiciclo, quello principale è chiamato epiciclo. Allora, gli epicicli riuscivano a spiegare delle osservazioni grosso di questo genere, per cui effettivamente un pianeta che si trovasse a passare da qui a qui, visto dalla Terra, tornava indietro, no? Mentre in questa direzione si muoveva in avanti, anche perché si stava nel frattempo muovendo in questa orbita, a un certo punto però, mentre percorreva questa parte del suo percorso, sembrava tornare indietro. Bene. Questo andò bene fino a un certo punto, poi le osservazioni si affinarono e si vide che non era sufficiente a dare conto delle osservazioni, per cui i tolemaici inventarono gli epicicli degli epicicli, cioè il pianeta ruotava intorno a un punto che ruotava intorno a un altro punto che ruotava intorno alla Terra. Si arrivò a qualcosa come oltre 50 epicicli per spiegare tutto quello che si vedeva nel sistema solare, ma andando avanti e facendo le osservazioni sempre più accurate, neppure così si riusciva a spiegare ciò che veniva osservato. A un certo punto si creava una crisi, era chiaro che il sistema tolemaico non riusciva più a spiegare le osservazioni. Qual è in realtà la spiegazione del moto che trovo? È un semplice effetto di parallasse, analogo a quello che accade quando osserviamo, che so, una macchina che corre su una strada parallela a un treno veloce. Tu sei sul treno e hai l'impressione che, vista sullo sfondo lontano, montagno, degli alberi, quindi di oggetti relativamente fissi rispetto a te, la macchina arretra. In realtà la macchina si muove solo più lentamente del mezzo su cui ti trovi tu. Bene, con i pianeti avviene qualcosa di simile. La Terra, che si trova su un'orbita interna rispetto, per esempio, a Marte, in questo disegno, è più veloce di Marte, le orbite interne sono più veloci di Marte. Allora, in qualche caso, sopravanza Marte, ecco, come si vede qui. Quindi Marte viene visto proiettato sulle stelle fisse che sono qui, in questo modo. Visto dalla Terra, che è più veloce di Marte, sembra tornare indietro temporaneamente. Poi la Terra prende un'altra posizione e a quel punto Marte riprende a muoversi nella direzione originaria. Quindi è semplicemente un'illusione. Ma per giustificare questa illusione è necessario mettere il Sole al centro del sistema solare. Ergo Copernico giunge a spiegare il moto retrogrado dei pianeti in questo modo. Siccome era persona prudente, pubblicò il libro quando il libro in realtà uscì quando lui era già sul letto di morte. Ad ogni buon conto, il suo editore, per evitare grandi con la Chiesa, lo fece precedere da una prefazione che diceva: per carità, non è che vogliamo dire che il Sole è al centro del sistema solare, è un modo comodo, perché guardate, i calcoli vengono molto più semplici, è un espediente che serve per far tornare i calcoli. Assolutamente la Terra è sempre al centro. Ciononostante, fu chiaro almeno agli scienziati che cosa il libro proponeva, chiamava anche la Chiesa, all'indice, ma soprattutto questo determinò un drastico cambiamento di paradigma. Quelle osservazioni che prima venivano spiegate a malapena, con fatica e in modo approssimativo, adesso diventavano perfettamente chiare e intelligibili. Però la resistenza non solo della Chiesa per motivi religiosi, ma anche dell'uomo comune e degli scienziati, per motivi diversi,
per gli scienziati, che sono anche uomini comuni, quindi hanno in parte le stesse ragioni dell'uomo comune, perché veniva meno una certezza, qualcosa in cui avevano sempre creduto. È difficile abbandonare certezze che sono state con noi per tutta la vita, tanto più se tocca una sfera di interesse in medicina, scienza a cui ci siamo applicati per tutta la vita. Dall'altra, il punto di vista dell'uomo comune, anche quindi dello scienziato che l'uomo comune è, e della Chiesa, per cui la Terra perdeva la sua centralità nell'universo. La centralità della Terra voleva dire evidenza che tutto l'universo era stato creato da Dio in funzione dell'uomo che sulla Terra abita. Non essendo più centrale la Terra, veniva meno questa dimostrazione lampante della benevolenza di Dio verso gli uomini, dell'importanza degli uomini nel centro del creato. Questi esempi illustrano l'affermazione di Kuhn, per cui l'accettazione di un nuovo paradigma è parzialmente soggettiva. Chiaro che il paradigma si basa su osservazioni obiettive, ma l'accettazione in parte è soggettiva, dipende dal fatto che gli scienziati siano disposti ad accettare il cambiamento di punto di vista. E magari in qualche caso il nuovo paradigma non è l'unico possibile, magari se ne possono concepire altre in competizione, e allora diventa in qualche misura anche lì soggettivo quale fra i paradigmi di competizione viene accettato. Quindi, di fatto, e questa è un'altra conclusione che può lasciare stupiti, la verità scientifica alla fine è ciò su cui concorda la comunità scientifica. Punto. Ora, è chiaro che la comunità scientifica si basa sulle osservazioni che devono essere fatte in un modo scientificamente valido, secondo il metodo che abbiamo illustrato nella precedente lezione. È chiaro che la comunità scientifica mai accetterebbe teorie peregrine, non basate su fatti, non basate su osservazioni fantasiose e così via. Però è anche vero che finché la comunità non accetta una certa verità, quella non è una verità scientifica. E può stupire che una verità scientifica si basi solo sulla mente degli scienziati, ma il problema è che non c'è niente di meglio. Chi più degli scienziati, con tutte le loro imperfezioni e i loro errori, può giudicare della validità di una teoria scientifica? Nessuno. E quindi quella è l'ultima istanza che abbiamo. Se gli scienziati sono d'accordo, quella è la nostra verità. Ma, ammonisce Kuhn, che studia la storia della scienza e vede la scienza con una prospettiva storica, lo scienziato è formato sui libri di testo, sul manuale. I manuali di necessità non forniscono una prospettiva storica. Se tu dovessi imparare una disciplina osservandone tutte le evoluzioni e i contorcimenti nell'arco della storia della scienza, intanto il tuo manuale avrebbe dimensioni enormi e poi farese la confusione da mezza. Di necessità, quindi, lo scienziato in erba viene formato su una fotografia dell'esistente, sulla verità accettata in questo momento, cioè sul paradigma corrente, secondo me. Lo scienziato in divenire è come un bambino. A un bambino puoi far credere qualunque cosa, purché gliela propini come positiva finché è zitto. La crederà poi per tutta la vita. Così lo scienziato, il quale riceve, gli viene impartito un ordine delle cose senza, dice Kuhn, senza una prospettiva storica, senza fargli vedere, non è che gli viene intenzionalmente nascosto, non è possibile mostrargli, di fatto non viene fatto, non è possibile mostrargli il fatto che le teorie correnti sono risultato di un'evoluzione, di un approfondimento, di un cambiamento che si è svolto nei secoli
e sono probabilmente un accidente storico locale, saranno domani soppiantate da nuove teorie, da nuovi punti di vista, da nuovi paradigmi. Donde uno dei motivi della resistenza dello scienziato ad accettare il nuovo paradigma. Lo scienziato che deve accettare il nuovo paradigma si trova nella stessa posizione del bambino che deve rinunciare a un qualcosa che gli è stato consegnato quando era piccolissimo, che ha sempre ritenuto vero per tutta la vita. C'è una difficoltà enorme nell'accettare questo. A questa considerazione di Kuhn aggiungerei una mia considerazione, ma sottolineo che è mia, quindi va distinta dalla pensiero di Kuhn. Che è questa. Ci si può legittimamente chiedere perché lo scienziato, che per antonomazia dovrebbe anelare al nuovo, alle nuove scoperte, alle novità, allo scoprire nuovi ambiti dell'universo, nuove interpretazioni dello stesso, sia poi uno dei primi fattori di resistenza a questo mondo. Ecco, io ritengo che in realtà lo scienziato ama il nuovo, purché questo nuovo non incida direttamente sulla materia di cui lui sia. Una scoperta in una disciplina diversa dalla mia, o anche in un campo sufficientemente distante dal mio, che non modifica il mio giardinetto, il mio orto, l'ambito in cui mi muovo professionalmente come scienziato, la accolgo con favore. Abbiamo finalmente una nuova visione, una interpretazione migliore di questa realtà. Quando avviene nel mio campo di studio, il cambio di paradigma mi toglie i punti di riferimento su cui ho basato magari il lavoro di una vita e di colpo mi trovo senza quei riferimenti che ritenevo certi e di colpo rischio che molto del mio lavoro non abbia più valore. Beh, questo può spiegare bene perché lo scienziato, al di là di quella che è la legittima e doverosa prudenza nell'accettare i nuovi risultati, che devono essere prima confermati indipendentemente per essere veduti, quanto più sono inattesi, più a fondo devono essere confermati. Ma al di là di questo, lo scienziato fatica ad accettare ciò che modifica radicalmente i suoi punti di riferimento fondamentali. Ora, concludo questa dinamica dei due, scusami, questa disamina di questi due grandi pensatori, dicendo che in realtà, mentre erano in vita si sono combattuti dialetticamente e i rispettivi seguaci ancora si combattono. Personalmente, anche qui sottolineo personalmente, trovo che in realtà i loro punti di vista siano complementari. Cioè, mentre Popper ci dà una visione astratta della scienza e dice che una teoria cade al verificarsi all'osservazione, alla singola osservazione contraria alla teoria stessa, Kuhn si sporca le mani e scende sul terreno pratico della scienza. Dice che la scienza è fatta di uomini, è fatta di osservazioni. Non si butta via una teoria per un'osservazione che contrasta. Di singole osservazioni che contrastano con la teoria o col paradigma corrente, secondo di come vuoi chiamare, ne abbiamo quante ne vuoi. Ci deve essere una massa critica di queste osservazioni tali che non possono più essere ignorate, tali che non possono essere più considerate delle anomalie che saranno spiegate in un secondo momento sulla base di nuove osservazioni, tali da creare uno stato di crisi che deve essere risolto necessariamente con un cambio di paradigma. Ecco, per me i loro punti di vista sono complementari. Popper ci dà una visione logica della scienza, Kuhn ci dà una visione storica, psicologica e sociologica. Per finire, ti ripropongo l'esempio di prima, in chiave, nella chiave di Kuhn. Che cosa è successo qui? Popper diceva, è bastato questo lavoro
di Anversa, ha mostrato poche fotografie di cardiomiociti inequivocabilmente mitosi ed è caduta la teoria dei cardiomiociti post-mitotici. In linea di principio sì, nella pratica no. Ciò che Anversa sosteneva è stato osteggiato per anni e solo accumularsi di evidenza, prima solo da parte di Anversa e poi da parte di altri man mano convertiti, alla fine ha condotto all'accettazione del nuovo paradigma. La vecchia visione era dovuta soltanto al fatto che questi eventi sono rari. E quindi un'osservazione complessiva di preparati istrologici, anche di esperimenti fatti apposta per visualizzare cardiomiociti in divisione, ti dà un esito negativo. Ma la rarità di questi eventi comunque contrasta con una teoria che in modo assoluto, in modo rigoroso, esclude la possibilità per i cardiomiociti di proliferare. Questa è una diapositiva opzionale, se hai ancora un paio di minuti ti dico di cosa si tratta. Questo è un metodo straordinario, inventato da questo ricercatore del Karolinska Institute a Stoccolma, per dimostrare che in effetti i cardiomiociti si dividono. I primi esperimenti furono in realtà condotti su neuroni cerebrali e dimostrarono che i neuroni effettivamente nell'uomo non si muovono, a meno di due piccole aree che sono l'ippocampo e il cuore. Quando effettuato il video sui cardiociti, dà dimostrazione del fatto che anche in persone normali, senza alcuna patologia cardiaca, c'è un lento ricambio dei cardiomiociti. Come si dimostra questo? Allora, Friesen parte da un dato che certamente non è biologico, quindi già ci vuole un grande sforzo di conoscenza interdisciplinare. Semplicemente per realizzare l'esistenza di questo dato, la sua utilizzabilità in ambito biologico. Friesen sapeva che a partire dagli anni 50 c'era stato un brusco aumento del carbonio 14 nell'atmosfera, aumento dovuto alle esplosioni nucleari sperimentali nell'atmosfera stessa. Quindi queste esplosioni nucleari, fra i tanti isotopi, liberavano quantità significative di carbonio 14, talché la quantità di carbonio si impennò fino agli anni 60, a metà circa degli anni 60, quando un trattato internazionale bandì gli esperimenti nell'atmosfera, attualmente ancora si fanno durante un tanto di fusione nucleare sperimentale, si fanno nel sottosuolo, quindi gli isotopi liberati rimangono in loro. E quindi da questo bando degli esperimenti nell'atmosfera c'è stata una caduta rapida dei livelli di carbonio 14 nell'atmosfera stessa. Questa caduta non è dovuta al decadimento del carbonio 14, che è nell'ordine di 6.000 anni, ogni vita, cioè si dimezza in 6.000 anni, qui siamo all'ordine di poche decine di anni, è dovuto al fatto che il carbonio 14 si è sciolto nell'acqua marina e quindi è scomparso dall'atmosfera. È però possibile, sappiamo, possiamo misurarlo anche dagli alberi, andando a misurare nei vari cerchi che corrispondono ai diversi anni, sappiamo che il livello di carbonio 14 era presente nell'atmosfera nei vari anni. Allora, se noi prendiamo il cuore di una persona deceduta oggi, ma che era nata per esempio a metà degli anni 60, e prendiamo una molecola, una delle molecole più stabili che abbiamo nel nostro organismo, qual è una delle molecole più stabili che abbiamo nel nostro organismo? È molto banale. Giusta? Come? L'emoglobina è un turnover di settimane. È molto banale, c'è un motivo preciso per cui è così stato. Si basa su di lei tutta la vita.
nel DNA. Allora, prendiamo il DNA di un individuo che è nato negli anni 60. Ci aspettiamo, possiamo dimostrare, per esempio prendendo i cuori dei bambini deceduti in questa età, che a quella, in quegli anni chiaramente il DNA incorporava grandi quantità di carbonio 14. Mentre una persona nata in questi anni, in questi altri anni, avrebbe incorporato molto meno carbonio 14. Tutto questo può essere molto accuratamente verificato su occasionali reperti autoptici e molto sistematicamente invece appunto negli altri, nei cerchi di vita. Bene, allora se non c'è alcuna sostituzione di cardiomiocine nell'arco della vita, io mi aspetto che il livello di carbonio 14 nel DNA di questo individuo nato qui rimanga costante per tutta la vita. Il DNA è sempre quello, molecolarmente il DNA non cambia, mentre altre molecole vengono sostituite anche tantissime volte nella vita, il DNA no. Il DNA può essere solo replicato se una cellula si divide, ma se il cardiomiocita non si divide, il carbonio 14 incorporato inizialmente deve rimanere quello. Se io osservo allora che questo individuo, come in effetti osservo, alla morte ha molto meno carbonio 14 nel suo DNA di cardiomiociti, e dico che ci devono essere dei cardiomiociti che sono stati creati dopo il picco. E viceversa, se io prendo un individuo nato qui e trovo che ha un contenuto di carbonio 14 maggiore, devi aver creato nuovi cardiomiociti in un momento successivo alla sua nascita. Questo dimostra che c'è un turnover dei cardiociti che si può anche quantificare sulla base di questo e anche di altri esperimenti, e che è di circa la metà dei cardiomiociti nell'arco della vita, di tutta la vita dell'individuo. Questo dà ragione dell'estrema rarità del fenomeno, ecco perché è così difficile osservare. Ed ecco perché, tornando a Popper, non possiamo mai escludere che un qualcosa esista solo perché non l'abbiamo osservato. Gli scienziati avevano osservato i cardiomiociti, non avevano trovato divisioni, e avevano concluso avendo osservato tanti cigni bianchi e tutti i cigni sono bianchi, invece no, Anversa mostrò che ogni tanto c'è un cigno.